Beppe Fenoglio nacque ad Alba nel 1922, i genitori erano proprietari di una macelleria in centro città e avevano la speranza che il figlio continuasse la loro attività. Ma Beppe fin dall'infanzia era appassionato di letture e col passare del tempo divenne anche un brillante ed abile studente. Amava portare con sé un'edizione delle opere di Shakespeare e dedicarsi anche allo studio delle lingue straniere. Ad incidere profondamente sulla sua visione antifascista furono i suoi insegnanti, Pietro Chiodi, insegnante di storia e filosofia, e Leonardo Cocito, insegnante di italiano. A convincere i genitori a mandare Beppe al liceo fu proprio un insegnante che vide in lui il talento. Fu deportato in Germania e relativamente a questa terribile esperienza scrisse un diario partigiano nel 1946 nel libro I banditi. Cocito verrà catturato e impiccato dai tedeschi nel 1944. Nel 1940 Fenoglio si iscrive all'Università di Lettere di Torino, ma non porterà a termine gli studi perché riceve la chiamata a entrare a far parte dell'esercito nel gennaio del 1943 e quindi finito l'addestramento come allievo ufficiale. Prima a Ceva, Cuba e Cuneo e poi a Pietralata, Roma, arriva l'8 settembre e Fenoglio torna ad Alba ed assiste alla liberazione della città compiuta tra il 10 ottobre e il 2 novembre 1944. Successivamente, grazie ai propri studi, trova lavoro come corrispondente estero con l'estero, un'azienda vinicola e nello spazio di tempo che gli rimane dalla sua attività si dedica alla stesura di future opere e romanzi che addirittura scrive e annota nei riquadri posteriori delle carte commerciali. Nel 1950 conosce Elio Vittorini, che dirige la collana I Gettoni per Einaudi, entra in contatto con l'ambiente editoriale torinese, con Italo Calvino, con Natalia Ginzburg e nella collana diretta da Vittorini I Gettoni pubblica I 23 giorni della città di Alma nel 1952, incentrati sull'esperienza partigiana e il romanzo breve La Malora del 1954, che racconta invece la vita contadina langhiana secondo i moduli del verismo di Verga nel rapporto dell'uomo con la natura. Si dedica anche alla stesura della paga del sabato, incentrato sul reinserimento dell'attività lavorativa di un ex partigiano che viene poi sottoposto alla lettura di Calvino che l'apprezza molto. Successivamente, oltre alla dedizione che impiega per la stesura di un futuro progetto di un romanzo, si dedica anche alla traduzione di autori di lingua inglese, tra cui Coleridge, nell'opera La ballata del vecchio marinaio, Eliot, Yeats, Donne e Browning. Nel 1959 pubblica presso Garzanti Primavera di bellezza, un'opera che racconta la storia di un ex partigiano, Johnny, dopo l'armistizio del 1943 e emerge la sua capacità bilingue perché abbiamo espressioni inglesi con espressioni italiane. E anche in questo caso abbiamo un vissuto biografico dell'autore che trova un'originale trasfigurazione letteraria. Nel 1960 si sposa con Luciana Bombardi e l'anno successivo nasce la figlia Margherita. La sua opera letteraria ottiene consenso, pur vivendo ai margini della vita mondana perché preferisce la vita in provincia, ma purtroppo si ammala a causa di un problema respiratorio dovuto al fumo di sigaretta
viene diagnosticato un cancro ai polmoni che lo porta alla scomparsa all'età di solo 41 anni nel 1963, il 18 febbraio. Le altre opere di Fenoglio saranno pubblicate postume e anche la sua fama sarà postuma grazie al lavoro di alcuni studiosi che trovano tra le sue carte numerosi inediti. Ad esempio, nel 1963, Un giorno di fuoco, nel quale rientra anche alcuni racconti con contadini e partigiani, fra cui Ma il mio amore è Paco, sulla figura di un Don Giovanni di campagna, e romanzo breve Una questione privata, e seguono Il partigiano Johnny, 1968, La paga del sabato, 1969. E troviamo anche volumi riassuntivi, fra cui le opere del 1978 in tre volumi sotto la direzione di Maria Corti per Einaudi, romanzi e racconti del 92 curato da Dante Isella per Einaudi Gallimard e appunti partigiani 44-45 del 94 a cura di Lorenzo Mondi per Einaudi. Di Lorenzo Mondo per Einaudi. Nel 1996 Guido Chiesa ha girato il documentario Una questione privata, vita di Beppe Fenoglio, incentrato su 200 interviste tra parenti e amici nella città di Alba.